incontro molto partecipato con Don Ciotti al Teatro al Castello di Gioiosa Ionica. Non eroismi, ma più generosità senza perplessità, in continuazione e condivisione. Dobbiamo essere noi i protagonisti di questo cambiamento culturale. Occorre sconfiggere la criminalità politica ed economica, questi principali temi trattati da Don Ciotti nel suo discorso. Prima, come un segno di attenzione e di gratitudine a quanti in questa terra sono fortemente impegnati contro le forme di illegalità, di violenza, di corruzione, contro i sistemi mafiosi. Secondo, per fare e valorizzare le cose belle e positive che si stanno facendo, perché c'è il rischio sempre che si parli delle cose negative. Qui si portano avanti delle esperienze in vari ambiti che danno speranza, danno dignità nonostante tutto. Terzo, per ricordare la giornata della memoria, che deve trasformarsi in impegno, perché il miglior modo di fare memoria di chi non c'è più, di chi è stato assassinato, è di impegnarci di più tutti, perché non diventi la retorica della memoria, ma una memoria viva. Perché la memoria non è solo una dimensione riservata ai familiari, ma anche una dimensione sociale che ci chiama in gioco e chiede conto della responsabilità di tutti noi. Ecco, sarà quest'anno in tutta Italia, in 4.000 posti diversi, il 21, per il giorno di primavera, e soprattutto abbiamo scelto la Calabria, abbiamo scelto la Locride. A me fa molto piacere che tutta la Conferenza Episcopale Calabra ha aderito, come ci auguriamo tanta gente, perché anche ritrovarci insieme ed essere numerosi vuol dire all'Italia, perché sarà collegata alle RAI in diretta, quella lettura dei nomi che viene fatta alla stessa ora in 4.000 posti in tutta Italia, ma luogo centrale la Locride, e per ricordarci che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi e che solo unendo le nostre forze, le forze degli onesti, possiamo diventare una forza, una rivoluzione culturale, etica, sociale di cui questo paese ha veramente bisogno. Per non essere una memoria così retorica, di cui abbiamo visto tante manifestazioni, e poi soprattutto per noi quello che conta è un impegno 365 giorni all'anno che si manifesta nei vari modi, nelle varie forme. Sarà il 19, il 21 la manifestazione, ma il 19 c'è l'incontro di centinaia di familiari delle vittime innocenti della violenza mafiosa, che ci si incontra, c'è una veglia promossa anche dai vescovi della Calabria, di riflessione come si fa ogni anno, di lettura di quei nomi che non devono essere solo appiccicati lì su qualche lapide, in qualche monumento, ma devono essere scritti di più nelle nostre coscienze. E Libera li ha organizzati in tutta Italia, Libera li ha organizzati anche in questo territorio della Calabria. Io questa mattina ero in paesi sperduti verso la Sila, in provincia di Catanzaro, per quello che mi riguarda, tutta questa settimana, la prossima, in tante scuole, associazioni, movimenti, gruppi, ma come me c'è un fermento che coinvolge tante realtà, non solo di Libera, perché Libera è un coordinamento di associazioni, 1.600 associazioni a livello nazionale che si sono messe insieme e poi si riproducono nelle varie contesti, nelle varie realtà nel territorio. Beh, speriamo di essere in tanti per dire al Paese veramente da che parte si sta. Infine, congedandosi e salutando la numerosa platea giunta a Gioiosa Ionica, ha sussurrato che a Locri il 19 marzo prossimo ci sarà la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al tavolo di lavoro con Don Ciotti, Francesco Riggitano di Libera, la figlia di Lollò Cartisano, Debora. A chiusura dei lavori ha fatto un lucido e puntuale intervento anche il sindaco Salvatore Fuda, molto ricco di particolari e di dati del lavoro svolto che sta svolgendo la pubblica amministrazione nel campo della legalità attraverso azioni concrete ed iniziative culturali, sottolineando anche la positiva azione delle varie associazioni.